Il debutto del Model Year 2017 per la Subaru Levorg segna l'introduzione di un nuovo sistema di sicurezza che si chiama EyeSight, lo vedete molto bene perché è quella coppia di telecamere con quella centrale che vedete dietro al parabrezza. Un sistema di sicurezza arrivato alla sua terza evoluzione, non ha il radar frontale ma solamente le telecamere, poi vi faccio vedere come funziona. La vettura è sostanzialmente identica a quella precedente, quindi è sempre lunga 4,69 m, larga 1,78 m ed alta 1,49 m, da 522 litri di bagagliaio. Andiamo subito a vedere come è fatto, perché è una delle caratteristiche sicuramente peculiari di questa vettura. È un bagagliaio sicuramente molto grande, qui c'è il mio solito trolley da cabina e poi c'è tanto spazio anche sotto, lo vedete, per riporre gli oggetti meno con uso meno frequente. I sedili si possono abbattere attraverso gli appositi tasti in modalità 60-40. Il bagagliaio, devo dire, è molto ben organizzato e strutturato. Andiamo a chiudere il portellone, che non si chiude in modalità elettroattuata. Andiamo a vedere un pochino come è fatta da un punto di vista estetico. È molto sportiva nel look, ovviamente Subaru cerca sempre di dare un tono sportivo alle sue vetture. Doppio scarico, accenno di estrattore d'aria. In questo caso abbiamo i cerchi 18 pollici che sono gommati Dunlop 225-45. Per quanto riguarda l'estetica, c'è una bella minigonna nella zona inferiore e poi anche nella zona anteriore si fanno notare i fari con la firma luminosa LED che circonda il proiettore alloxeno. Nella zona inferiore invece abbiamo i sistemi fendinebbia con questo baffo cromato che dà un tocco di eleganza. Cromatura anche per la calandra con al centro il bel logo delle Pleiadi sopra al cofano, e questo è un tributo sicuramente alle Subaru più sportive. Una bella presa d'aria che serve per andare a raffreddare l'intercooler. Saliamo a bordo della Levorg. Quello che vediamo immediatamente è un pannello porta molto ben fatto, con la pelle nella zona centrale, una bella gomma morbida nella zona superiore, una plastica forse un po' dura nella zona inferiore, battitacco cromato e tappettino con scritta Levorg personalizzata. Andiamo a salire a bordo. Abbiamo subito una plancia che si fa notare per questo design, che tende a centralizzare tutto verso il tunnel centrale. La zona inferiore è rifinita in pelle, questo ricordiamolo è il modello di punta, siamo circa a 35.000 euro, il modello d'accesso invece è circa a 25.000 euro, ben rifinita. Guardate anche questa finitura, devo dire è molto bella anche da un punto di vista estetico. La gomma che riveste la plancia è sicuramente molto ben fatta, pelle anche per la zona superiore che va a fare una sorta di frontino per i due pannellini LCD che vanno a indicare da un lato la climatizzazione, dall'altro invece un computer di bordo. Al centro abbiamo il nuovo sistema sistema multimediale Subaru con molte funzionalità, è molto evoluto rispetto al passato, è anche molto più veloce, lo Starlink funziona davvero molto bene, anche le funzionalità Mirror Link per la connessione con i cellulari di ultima generazione. Presa USB nella pozzetto centrale, poi ne abbiamo anche due nella zona inferiore con la possibilità appunto di andare a caricare i telefoni velocemente. Abbiamo anche una presa accendisigari 12 volt. Andiamo a chiudere il nostro bracciolino, ovviamente la possibilità di riscaldare i sedili, questo manco a dirlo, in una macchina giapponese. Cambio automatico, non è un vero convertitore di coppia, anzi è un CVT, quindi da questo punto di vista, come aveva sottolineato nella prova il nostro Galeazzi in coppia con Bordoni, è un cambio che sicuramente non ha qualità sportiva, a meno che non lo si guidi in manuale. Questo ha la possibilità di avere 6 marce pilotabili attraverso le pallettine che troviamo dietro al volante, 6 marce che non cambiano velocissimamente come un doppia frizione, ma comunque permettono di guidare in modo sufficientemente sportivo. Un motore che è un 1.6 turbo e si fa guidare sicuramente molto bene. La strumentazione è analogica, con contagiri a sinistra con fondoscala a 6200 giri, con zona rossa a 6200 giri, fotoscala a 8000, e poi abbiamo il tachimetro nella zona destra con fondoscala a 260 km/h. Quello che ci interessa in questo caso però è la presenza di questo computer di bordo con questa sorta di sensore di distanza che ci fa capire innanzitutto quando stiamo guidando con il cruise control attivo per settare la distanza della vettura che ci precede, poi anche a tutta una serie di funzionalità per l'antitamponamento che va ad avvisare il conducente della possibilità di impatto attraverso sia quel sistema ma anche attraverso questo sistema di LED che va a riflettere la pericolosità dell'evento che stiamo andando incontro direttamente sul parabrezza. Per quanto riguarda gli interni, abbiamo un bel sedile, lo vedete, rivestito in pelle con sponde decisamente importanti, zona centrale traforata. Andiamo a vedere come si sta seduti dietro. Sedile regolato come al solito sulla mia posizione. Andiamo a salire a bordo. Eccoci qui,
Allora, come aveva visto il buon Bordoni, si sta bene, tocco un po' con le ginocchia, ma questa zona è sicuramente è morbida, anche nella zona posteriore, devo dire, dello schienale, si sta bene, non tocco con la testa, ma niente male, devo dire, è una vettura in cui si può viaggiare comodamente in quattro, purtroppo per il quinto la vita è resa un po' dura dal passaggio della trazione integrale che vedete qui, purtroppo è abbastanza evidente. Nella zona posteriore invece troviamo due porte USB, molto comode per i vostri figli o per chi si siede dietro vuole ricaricare il telefono o condividere con voi della musica. A questo punto non ci rimane, siamo qui, lo vedete all'Expo, non ci rimane che provare il nuovo sistema Insight e vedere come va, anche perché la prova l'ha già fatta Bordoni e anche Galeazzi. Andiamo! Ok, lo vedete, siamo qui nel paddock, chiamiamolo così, di Roa, anche se in realtà non è un paddock, è proprio il fulcro della manifestazione dell'Expo 2016, 16, sì, 2016, 2016. Bene, siamo al volante della Le Borg. In questo momento cosa andiamo a fare? Allora, in questo momento andremo a testare i sistemi di anticollisione, quindi attraverso il nostro hardware Sì? della Insight, quindi con l'uso della sola stereocamera, Ok. la vettura sarà in grado di intercettare il problema. La prima parte dell'esercizio sarà quella dell'avvicinamento a bassa velocità, in cruise control a 35 km/h, per vedere la bontà di intervento e quindi l'eleganza con cui questo sistema lavora. Ok, Quindi ci adesso vuole. l'abbiamo già settato a 35, io teoricamente, vabbè, tengo le mani sul volante, non tocco il freno. Non toccate nulla. La vettura si sta avvicinando ai 35 km/h, come vedete qui davanti c'è una Subaru simulata e tra un pochino dovrebbe iniziare a frenare. Infatti, in effetti la vettura adesso sta iniziando a frenare in totale autonomia, ci stiamo avvicinando alla vettura, praticamente si è fermata da sola. Ecco, siamo sostanzialmente fermi, siamo arrivati assolutamente allo zero, avanzeranno 3 metri circa. In questo momento sul cruscotto potete vedere ready all, vuol dire che la vettura non è ferma, non è in parking, non è in neutral, ma è mantenuta frenata dal sistema. Se noi cerchiamo di forzare con la ripartenza del tasto, la macchina non partirà perché intercetterà sempre la presenza di un problema, in questo caso una Perfetto, vettura. partirebbe solamente se io accelerassi e ovviamente però con coppia ridotta, quindi diciamo che vi avverte attraverso una limitazione della coppia che davanti c'è un ostacolo, però se voi volete schiantarvi lo potete fare tranquillamente. Procediamo verso. Adesso premiamo retro e passiamo alla destra dell'ostacolo. Andiamo in retro, andiamo a destra dell'ostacolo. E Devo dire che questo sistema qua, rispetto a tutti gli altri che ho provato fino adesso, si accorge molto prima dell'ostacolo, si accorge del fatto che non stiamo facendo nulla per intervenire e interviene molto morbidamente, non lo fa all'ultimo secondo come altri sistemi che abbiamo provato recentemente. Quindi esatto. da questo punto di vista sicuramente è una bella evoluzione da parte di Subaru di questi sistemi di sicurezza. Adesso ci posizioniamo all'altezza del singolo Sì. birillo, ruota anteriore sul birillo, questo qua singolo. Sì. A quanto distanza saremo qua dal. Adesso a questo punto noi siamo circa a 40-45 metri dal problema. Perfetto. Cosa faremo? Noi intanto settiamo la mappatura di motore cambio su sport per Sport. avere la massima Per spinta partire a possibile. cannone, ok. Poi l'esercizio che noi andremo a fare è il seguente: da qui partiremo gas tutto giù all'altezza dei birilli, molliamo il gas repentinamente per simulare una condizione di paura e di pericolo e lasciamo alla vettura il completo comando dello stop. Più o meno a che velocità arriveremo? 50 km/h. Intorno ai 50 km/h. Perfetto, andiamo, partiamo. Mollo. In effetti la vettura ha frenato da sola. Qui avevo temuto che non ce la facesse, devo essere sincero. Però invece ce l'ha fatta. Lo vedete che la vettura segnala il pericolo attraverso i LED sopra al cruscotto che vi dicevo. In più suona perché vi dice: ragazzo, devi stare più attento perché abbiamo avuto un grosso problema. Ok, possiamo andare in retromarcia e passiamo. Sempre a destra. Bello, devo dire che questo sistema funziona sicuramente molto bene. Non mi convince tantissimo l'assenza del radar, che Ah, secondo me invece può ok. essere sempre una cosa utile per determinate Quello qua, cose. così. Però in effetti è stato regolato bene. È molto intelligente l'idea di far lavorare il sistema come l'occhio umano, quindi come dire, gli si provoca una sorta di tridimensionalità che permette
alla vettura di essere estremamente precisa nonostante l'assenza dei radar. Radar che teoricamente hanno dei problemi nel, ad esempio quando si va a superare una vettura, quando si passa molto vicino a un'altra vettura, quando si va ad incrociare un guardrail, quando ci sono alcune situazioni in cui i radar hanno alcune problematiche, mentre questo sistema, andando a riconoscere gli ostacoli attraverso un software molto complesso che ha al suo interno, riesce a come dire, riesce a ad identificare tutto quello che abbiamo di fronte a noi, ad attribuirgli una sorta di priorità di pericolo e ad andare a intervenire sulla base di quello che si sta presentando con la maggior forza possibile, quindi con la frenata, non con la correzione dello sterzo, perché questo non lo fa, a meno che non vada a rilevare le due corsie e permetta appunto alla vettura di avere anche, chiamiamola così, una sorta di micro autoguida, chiamiamola così, che permette in autostrada di mantenere la corsia girando autonomamente lo sterzo. Ovviamente la mano deve essere mantenuta sullo sterzo, la vettura deve percepire la vostra presenza, ma teoricamente è in grado di farvi viaggiare all'interno della stessa corsia, aiutandovi a mantenere la strada. Teoricamente potreste anche mollare la mano, vedrete, potreste vedere che il volante gira da solo, la vettura starebbe sicuramente in carreggiata, ma dopo un po' vi dice: ragazzo, rimetti la mano sul volante, perché se no andiamo a farci del male. Ok, prova terminata, la vettura si è dimostrata veramente molto sicura, in grado di aiutarvi a frenare in situazioni di emergenza, in grado di aiutarvi a mantenere la corsia quando camminiamo all'interno di una strada in cui le due corsie sono ben tratteggiate, gira autonomamente il volante, è una sorta di accenno di autoguida, non è proprio una vera autoguida, e come del resto non lo sono anche tutte le altre. È sicuramente un sistema molto sicuro, un sistema molto intelligente, un sistema molto ben fatto. Subaru ha lavorato molto per proporlo, per introdurlo, lo sta evolvendo passo dopo passo, e devo dire che sono arrivati a un livello di sicurezza davvero molto valido. Una cosa molto interessante è che non è proposto in via opzionale, tutte le Legacy che arrivano in concessionaria sono proposte con questo sistema, e questo già a partire dal livello d'accesso, che appunto è di circa 25.000 euro. Tutti poi ordineranno la versione da 35, perché tutti vogliono un certo tipo di optional, quindi più o meno il prezzo della vettura baricentrico in questo momento è quello, perché il 92% dei clienti appunto ha scelto la versione di punta. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. ciao.